E allora ragazzi, salve a tutti, bentornati con questa nuova parte su Horizon Zero Dawn Forbidden West. La scorsa parte abbiamo accettato il contratto di Runda, un'altra di quelli lì che stava cercando di fare le armature per quell'altro ragazzo simpatico. È stata molto lunga, la caccia è durata abbastanza, molto simpatica la quest degli scavazzanna con col fiuto lì che prendeva le palle, bellissimo. Sì, ok, sono molto strano, ma oggi andiamo avanti. Abbiamo le ultime rifiniture da fare per la zona e poi abbiamo completato tutto e possiamo andare da Etere. Prima dobbiamo cacciare qualcuno dagli accampamenti, però. Abbiamo la missione qua a Campo Nullo. Poi abbiamo un campo di ribelli lì. Queste robe sono tutte sconosciute, vero? Vabbè. Ah, un campo di ribelli qua. E un campo di ribelli qua. E poi basta. Cioè, poi abbiamo. Abbiamo Pensavo finito. di essere al sicuro. Talana, Cioè, è finito per allora questa ci zona. passa. Grazie al passaggio segreto dalla tua base. Ok. Notevole. Passaggio segreto. Meglio non dirlo troppo in giro, Che è se quello no che poi con un avevamo sacco aperto di poi ossa l'altra non avrai volta, non vi piede. ricordate? E tu chi sei? Ragurd, ricognitore della carovana. Dice che Amadis era qui. Si è unito alla nostra spedizione appena prima che entrassimo nel tunnel. Dopo che ci siamo accampati. Ho esplorato un po' la zona. Forse è il momento di Ho finire anche questa offerto dei quest. tributi ai Tenant per aver sconfinato nelle loro terre. Amadis mi ha chiesto di informarmi su un posto chiamato L'Orrore. Cosa hai scoperto? Inquietante, già come nome. Soprattutto che era il luogo in cui i Tenant portavano i prigionieri. Si trova molto più a ovest, vicino Neraspina, capitale del clan delle Paludi. Ecco, Poco già mi dopo è interessa partito già per di più. raggiungerlo. Da solo? L'ho messo in guardia, ma. Non ho voluto sentire ragioni. Palù di cielo e deserto. Sono le tre tribù Tenact, i tre clan. No, mi fa ridere perché tipo gli danno sempre quel nome L'Orrore e poi. Amadis ti ha spiegato perché voleva andare all'orrore? Cioè, anche alle Purtroppo macchine danno no, quei nomi. non ha mai detto più di tanto. Tipico. Ti sembrava stesse bene? Più o meno. Mi è sembrato scosso quando ha saputo che il tunnel era crollato. Almeno è E vivo. comunque, qui lo eravamo un po' tutti. Fai il ricognitore, quindi. Cosa puoi dirmi sulla zona? Vediamo un Fa po'. schifo. Più a sud ci sono tre Oseram che scavano tra le rovine nel deserto. Morlund e i suoi compari. Ok. Esatto. Quindi È proprio Poseidone. lui. La sua è una combriccola molto particolare. E poi un sacco di altra Vedi che gente bello che si è quando hai già staccata appena fatto quella abbiamo cosa lì attraversato il e te lo tunnel. aggiungono Cercatori, nei dialoghi, esploratori no? e ogni sorta di avventurieri. Ma si può sapere quanti eravate? Troppi per contarci, questo è sicuro. Tempo fa ho visto anche dei ribelli. Stavano pattugliando il deserto. Ho saputo tutto sulla ribellione dai Tenact di Lanciardente. È la capitale del clan del deserto, su a nord. E ci Si siamo già direbbe che tu andati. conosca bene la zona. È lavoro. È lavoro. Ok. Grazie, è d'aiuto. Vi auguro di Nera farla bene. spina. Bene, io Nera andrò a spina. Neraspina, vediamoci lì. Aspetta. Che? Aspetta. Sei Wait. pronta ad attraversare l'intero territorio Tenat per quell'uomo? Senza esitare. Ovvio, è da solo nell'Ovest proibito. Sono in pensiero. Credo ci sia di più. Aia. Ti raggiungerò alla capitale delle Paludi. Più avanti, un Tu attimo, eh. però mi dirai chi è veramente Amadis. Bene, mi nasconderò a nord del villaggio. Ti aspetto. Allora, non posso escludere il fatto che possa essere un. Vedere dov'è tra l'altro. Sì. Va bene. E quindi niente questo. Ho capito. Non posso. Cioè, non posso escludere il fatto che possa essere un. C'è un'altra questa? Sì. Che Tutto a posto, Porguf? possa essere Ah, un mia fiamma familiare. d'acciaio! Guarda un po' qui. Oh, il tuo Però penso forziere, sia più quello che era nel qualcos'altro. tunnel. Proprio quello. L'ho avuto in eredità quando è morta la mia mamma. Non Allora, sono di mai lui, riuscito a avevamo capirlo. portato Il questo lucchetto si è scrigno, rotto infatti, quando mi è arrivato lo ricordo. spezzaroccia. Ora che ho finalmente visto cosa contiene,
Voglio darlo a Marsa, mia sorella. Servirà più a lei. Aspetta. Se l'hai ereditato, perché non potevi aprirlo? Sì, ma cacchio, ma nera spina laggiù. Ho perso la chiave. Sai com'è, oggetti piccoli, mani grandi. Non è un disastro, cosa si prova. Tu hai le mani delicate, ovviamente. No, non delicate, ben forgiate, volevo dire. Ben forgiate. E va bene, l'ho rubato. Oh. Avrebbe dovuto ereditarlo Mars. Ma volevo qualcosa della mia mamma, per ricordarmela. Quindi il forziere appartiene a tua sorella e ora vuoi restituirlo. Cos'è che ti ha fatto cambiare idea? Niente, penso solo che lo rivorrebbe. Lei e mamma erano vicine. Io, beh, sono sempre stata una scintilla selvaggia. Va bene, Porguf. Mi sembra di capire che vuoi che lo porti a tua sorella. Dove si trova? Ti prego. Questa è una bella domanda. So solo che lavorava ad Aspra Catena. E già è qualcosa che conosciamo. Ho un'amica lì. Chiederò a lei. Ben forgiata e piena di agganci. Quello dove lo metti? Se passerò nella tasca. Da, proverò a cercare tua sorella. Anche solo per sentire la sua versione. Ok, beh, se vedi Marsa, dille che ricordo ancora il barile volante. Il barile volante. Petra mi saprà dire dove trovare Marsa. Va bene, almeno questo è un po'. Quando torno ad Aspra Catena devo andare. Che non mi ricordavo che Aspra Catena fosse così lontano. Almeno un posto che conosciamo. Che di questi tempi, guarda, non è mai una cosa negativa. Andiamo. Sì, poi vabbè, là c'è tutto il disastro ancora. Allora, ho pensato che potremmo fare un episodio intero dedicato a Batosta. Perché bene o male ho visto come funziona, quindi si può fare in un certo modo. E invece per le fosse si farà in un altro modo. Ehi, Rossa, ti va un altro giro? Giochiamo a Batosta? Che fa? No, basta, dopo. Se stanno per i fatti loro. Ma hanno cibo e riparo. Alcuni hanno trovato lavoro in città. Buona idea dar loro il cuore. È un piacere. Spero che li faccia rialzare. Andrò a trovarli spesso. Staranno bene allora. Allora, dimmi. Vabbè. Ti credevo già a cumulo libero. Dopo la grande battaglia di Meridiana ci sono tornata. Ma ho capito che filava tutto liscio. Non servivo. Non è diventata tipo la capa di sta zona, lei? Di offrire il mio martello. E grazie al tuo intervento. Avrà un bel da fare a rimettere in sesto questo posto. Sembra giusto per te. Pare di sì. Non è diventata la capa? Tolland sta dando problemi ai rifugiati. Da quando abbiamo buttato via quell'altro? Il banco dei pegni è stato chiuso dopo che abbiamo cacciato Ulvund. Così se n'è andato. Lui e i suoi scagnozzi. Non credo ci mancherà. E ha preso il comando lei in teoria, o no? Questa concessione che Ulvund voleva tanto, cos'è di preciso? E a cosa gli serviva? Sterco, ecco cos'è. Vabbè, il solito lì dell'altra volta. È sempre lì lui. Oseram sotto la loro legge. E mi sa che c'ha un po' di Tourette, comunque. Così i Kharja non avrebbero potuto revocare i permessi per l'estrazione dei materiali. Niente più rischi o problemi per gli investitori della conquista che vorranno portare qui la loro attività. Ulvund aveva le mani in pasta ovunque. Sarebbe diventato più ricco di uno spazzino. Inoltre Aspra Catena sarebbe diventata una città Oseram. E lui sarebbe potuto diventare aldermanno comprando i voti. È veramente furbo, glielo concedo. Ce l'aveva quasi fatta. Se non fosse arrivata lei! Tu e la tua squadra! Ehi, no, questo era un altro. Sto cercando una Oseram, si chiama Marsa. Dovrebbe lavorare ad Aspra Catena. Sai chi è? Marsa? Sì, certo. Tipa tosta. Conosce tutti. Si spacca la schiena al lavoro, a differenza di tutti questi ubriaconi. Perché la cerchi? Ho visto suo fratello a Ovest. Mi ha chiesto di darle un cimelio di famiglia. Ah, ha un fratello. Comunque, quello che so è che stava lavorando. Ha un fratello. Le vecchie Torri Kharja. A nord-est. Grazie. Da qua? Le dispute familiari degli Oseram. Non sono mai un buon affare. Ok, grazie. Devo andare. Grazie della birra.
È sempre bello. Quando vuoi, Rossa. Non abbiamo bevuto. Vabbè, fa lo stesso. E nord-est? Vabbè, qua. Fuck, però. Tra l'altro, via bloccata. Vuol dire che ci siamo già stati lì, eh? Ehi, ehi. Qua c'è un punto. Ciao. Non so chi sia, è uno che si sta lamentando. Si sta lamentando. Qua tutti si lamentano. Incredibile. Aspetta, dov'è che era su? Era tipo uno che ha detto diplomazia e ambasciata. Sono tutti termini inventati da loro. Io sono Karja, ma non sono come loro. Perdo soldi a star qua, eccetera, eccetera. Secondo Petra, la sorella di Porgus lavora qui in giro. Ce n'è una di personali comunque. Che non sarà contenta di avere notizia del fratello. Ciao. Aspetta. Uno di questi giorni dovrò riparare i miei attrezzi. Credo sia proprio Marsa. Marsa? Sì? Chi è che... Oh! La Nora. Come sai il mio nome? Tuo fratello. Ho visto tuo fratello a Ovest. Fratello? Voleva ti dessi questo. Il forziere della mamma. No, che okay, ce l'ha. A posto. Quell'essere miserabile me l'ha rubato. Per la forgia. Ha anche rotto il lucchetto. Quello è colpa di uno spezzaroccia. Oh, è morto quindi? No, ha visto cosa conteneva e voleva dartelo. Oh, si sarà fatto prendere dai rimorsi allora. Vediamo. Un gioiello. Strano non l'abbia intascato. Una lettera. Beh dai, scorre buon sangue tra di loro. È della mamma. A quanto pare voleva che facessi pace con Porgus. Non ha alcun senso. Porgus ha fatto soffrire lei e tutta la famiglia. L'ha detto in fretta. Era sempre in cerca di frammenti facili anziché aiutare papà alla forgia. Perché dovrei volerlo nella mia vita? Se Porgus ha letto la lettera, forse vuole scusarsi anche lui. Mi ha anche chiesto di dirti che ricorda ancora il barile volante. Che idiota. Quando eravamo piccoli prendevamo una lastra di metallo e la usavamo come slitta. Un giorno Porgus ha avuto la brillante idea di usare un barile. Ci è entrato dentro e si è lanciato. Però non si è fermato in fondo alla collina. È matto. Il barile ha continuato a rotolare con Porgus all'interno, giù da un dirupo. Sembrava che avesse messo le ali da come volava. Poi splash! Dritto nel lago. Pensavo sarebbe annegato. Gli è andato bene. Invece si è trascinato fino alla riva e ha gridato: di nuovo! È un bel ricordo. È l'unica volta in cui... Sì, ci ridi sopra perché non è morto. Sdraiati sulla riva del lago, a ridere fino al mal di pancia. Ma mio fratello stava bene. Per quanto possibile per una persona nel mezzo del deserto. Sì. Potresti controllare tu? No. Insomma, so che alcuni vogliono andare a Ovest. Beh, un po' in là, in realtà. Non lo so. Ci penso su. Per il tuo disturbo. Tieni, ti ringrazio. Grazie. Se poi dovessi andarci, troverai tuo fratello in un posto chiamato Campo Nulla. Poteva solo finire nel nulla. Boh, definita così? Ah, ok. Pensavo qualcos'altro. Allora, io poi ho visto questo. Non credo di poterli superare. Andiamo a sto accampamento, va. Che cacchio. Aspetta. Perché la girano un attimo delle bestie un po' particolari. Non vorrei proprio ritrovarmela in mezzo. Perché è un behemoth uno. C'è un behemoth e credo dei razziatori. Oh shit. Oh shit. Forse non dovevo correre così. Ma guarda poi che bello. Guarda che bello il behemoth. Colosso alfa. Oh. Queste sono varianti estremamente
potenti delle macchine. Ho capito. Perché infatti le macchine alfa mi sembrava un po' strano. Cioè, per quanto fossero resistenti. Però non è solo le alfa, ce ne sono anche di altre. Tra l'altro mi sa che è livello 40. Quindi, ok, capisco. Aspetta. Buono lì. Altri ribelli. Me l'aspettavo. Già, arriviamo, Il loro capo potrei convincere gli altri ad andarsene. Sì, assolutamente. Li convinciamo tutti. Ok, questo poi va di là. Allora, facciatemi vedere. Cosa abbiamo di bello? Sono anche delle macchine. Baliste. Ma che fanno? Si stanno facendo esplodere tra di loro. Allora andiamo un po' così. Giusto per, Sì, tipo si sono uccisi tra di loro. Aspetta, va là. È un po' un casino. Ok. Ottimo. Quello credo sia il capo. Li possiamo fare dalla corazza, quel soldato deve essere il capo. Sì. Ma lì possiamo farle esplodere quelle. Non credo mi abbiano vista, però. Sì, mi ha visto. Allora, quella roba là è morta intanto. Se riesco. Ok. Fuck. Occhio. Bello come se ne sbattano completamente. Ehi. A fare una roba mezza epica. Ma è di vampa quello, vero? Il procedo qua è vampa. Ehi, E dai. Ok. Boia. Anche perché sennò in questo modo riusciamo a fare anche quello. Aspetta. Ma è il procedo di prima? È ancora vivo? No! Questo non mi sembra il procedo. Sono un fucking graziatore. Sei buono. Sì, vabbè, un mitra. Voglio vedere se c'è qualcun altro vivo. No, non sembra. Credo sia rimasto solo il capo e il razziatore. Boia. Posso continuare? Se riuscisse a prendere. Si sta menando. Vabbè. Ma che fa? Cosa stai facendo? Un sasso? Ma questo è pazzo, sto. Ascolta, amico, fai così. E. Oppala, via! Guarda, questi di solito non li uso sugli umani, ma su di te farò un'eccezione. Boh, ma ha picchiato! Per favore, non mi interrompere. Ha picchiato il razziatore, l'ha distrutto. Ma poi avete visto con quanti colpi? Cioè uno tipo gli ha tirato una manata, è morto. L'ha fatto esplodere. Ok. Vado a raccattare un po' di roba. Ma qua ho finito, vero? Sì, posto, raccatto. Sapete che non mi piace lasciare, soprattutto quando ci sono molti drop. Cioè finché ce ne sono un paio, ok, ma
se ce ne sono molti no. E volevo andare là sopra. Giusto vedere. Perché qua c'erano le balisse, infatti. Che per me in un qualche modo si potevano anche usare. E vabbè. E poi ho visto che c'era l'interno. Che però non si può usare. A posto. Cosa ho fatto? Ce n'era un altro qua. Però possiamo teletrasportarci. Yes. Così ragazzi ce li togliamo davvero, perché sennò... Ostia, questo è grosso. Questo è bello grosso. E poi andiamo avanti. Andiamo a far questo. E possiamo andare avanti con la storia, perché non c'è più niente da fare qua. Cioè potevamo anche lasciarlo, in realtà. Potevamo lasciarlo lì. E farlo la prossima volta. Cioè le prossime volte. Però no, va bene così. Cioè meno roba lasciamo in giro meglio, eh. Questo è grosso però. No. Aspetta. Questo è grosso, guarda lì. Ora sono pronta a tutto. No, ci manca ancora un po' di roba. Aspetta. Nice. Ribelli Tenact. L'alveare. Dove è caduto quel piccione però? Merda. Cosa stiano facendo? Non mi piace. Piccione? Vabbè. Allora, abbiamo gente qua, gente lì. Guarda lì quanto è grossa. Abbiamo gente ovunque. Cos'è quello? Ah. Ecco dove è caduto la volta. Nice. Lì in mezzo è caduto? Ma in mezzo al robo, tipo. Chi è questo rosa? Un prigioniero. Ah, è quello con i prigionieri questo. Ok. Allora, occhio dove ci muoviamo, eh. Siamo al sicuro. Sì, siete al sicuro, non vi preoccupate. Dove sei? Vengo a dirti se sei al sicuro o no. Qui non c'è nessuno. C'è il prigioniero lì. No, 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 no. Tu non eri al sicuro. Poi? È perché magari alcuni sono anche contro luce, eh? Quindi è possibile che non si vedano. Quello c'ha uno scudo in mano. Quello sembra grosso. Ci siamo. Se voglio capire cosa sta succedendo qui, devo prima scoprire chi comanda. Sì. Io voglio cercare di capire come si entra in caso. C'è qualcuno sopra? Ho sempre paura che magari una freccia di quelle lì non basti. Con l'arco da caccia. Che magari mi serva l'arco quell'altro. Aia. E qua ci sgamano. Ah, era dritto tra l'altro. Aia. Non mi restano munizioni. E via. Attacchema. Ma questo come fai? O ci avvicinavamo molto. Ok. O ci avvicinavamo di più. Da dove spara? Da sopra? Vedi, c'hanno quel robo lì.
Ti piace le gollo velenose? Aspetta. Ehi. Ok, un po' di veleno gli piace. Voi? Dove siete? Senza rompere la roba. Tanto un po' di sta roba posso fare, no? Sì. Anche dargli fuoco ogni tanto. È morta quella? No. No, non sembra. Ehi. Peccato perché tipo non va a fuoco. Non va a fuoco tutto. È ancora vivo quello? No, le ho finite. Porca miseria. Dove sei? Mi stanno sparando anche da dietro. Ok. Uff. Questo mi è piaciuto. Dove sono caduto? Aiuto? C'è ancora quello là sopra. Siamo fuori, eh. Un attimo. Fatemi capire dove sono. Ok, 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 ok. Sei qua sopra, sei. Vieni fuori. Metti la capoccia fuori. Posto. Arrivano, eh? O almeno dovrebbero. Occhio perché c'è quello col mitra. La straniera è tornata. Ok. La farò pagare. Oh shit. Next. Allora lì c'è lì. Oh, bella quella. Dov'è il capo? E dai. Ma lei tra l'altro sta per morire. Ma perché? Guardala, guardala. Perché le frecce non vanno come, come penso? Chi sei? Oh, nel fuoco sta andando questo, è scemo. Allora? Che fai? Soldato, no, questo era uno a caso. Facciamo così? Ci penso io? Dai, allora? Chissà di chi era questo? E perché l'ha buttato a terra? Che scemo. Senti il rumore. Brutto colpo? Super efficace? Che mi spara anche da dietro? Ok, uno. Non capisco, c'è qualcuno lì? Ah, quello è morto. Questo è senza armatura. Ti facevo anche con le frecce. No, non è vero. Posso.
te sei stupida comunque. Ehi, oh. Ecco, in realtà non vorrei. Cioè, preferirei combattere il boss con quello. Sì, dovresti colpire. Bello! Bella sta risposta, mi è piaciuta. Ok. Se becco quella che mi spara dov'è? Ma sei tu! Sei tu, sei! Chi è? Allegati. Ok. Scusa, eh. Anche qua. Stavo lottando contro il tuo compagno là sopra. Se riuscissi a spaccarli. Eccoci qua. Aspettate un attimo. Chi è che ancora? Sento delle frecce? C'è la mascherina anche te? Sì. Sì, anche qua sarebbe da... da cos'è la roba, eh? Cioè, da lottare la roba dopo. Poi... l'avevo anche chiamata. Chi sei? Credo sia il capo. Non più. Bene. Prossimi? Era lui il capo, no? Soldatessa ribelle? Campione ribelle, ecco. Già qualcosa di più. Adesso vado a prendere anche quello là sopra che mi ha rotto. Porca vacca, non è possibile che io sto lottando e quelli vengono a rompermi. Su. Ecco, cadi anche te. Aspetta. Bello col sole. No! Col sole contro, eh. Maledetta. Shh. No, ma c'è altra gente laggiù. Dov'è il soldato? Aspetta un attimo. Si stanno preparando a distribuire queste armi e corazze. Distruggi le scorte. Immagino i ribelli sparsi in tutto l'ovest. Se le distruggessi per loro sarebbe un duro colpo. Tutto devo distruggere? Devo distruggere tutte, no? Io volevo il prigioniero. Un jeep da laggiù. Dov'è il prigioniero? Non è morto. No, è lì. Cercatemi pure. Prigioniero? Sono sotto di te. Non vorrei farlo esplodere perché mi sa che salta in aria se gli do una bomba lì. Quindi mi servirebbe un'entrata. Ma non da sopra, non credo. Ma neanche da sotto, che entrata è da sotto? Mi serviva da prigioniero. Aspetta. Ah, da dentro. Sono un prigioniero Tenakt. Tu sei? Non mi sembra messo bene. Non so dov'è. Ah. Ciao. Come ti apro?
Forza, porta alla cella. Ma chi l'ha vista? Sei libero, amico. Sei qui per uccidere quei traditori. Sì. Devi aiutare. Quindi stammi dietro. Senz'altro. Quello muore. Sicuro. Tu sarai il prossimo a morire. Mi dispiace, non volevo dirtelo così, ma. Che tiratore ribelle da quella roba? Shh. Dove siete? Guardalo! Oh, scatenato lui! Allora, sono là sopra loro. C'è un altro qua. Ok. Forse posso abbassare quel ponte. Stavolta non mi fregano. Occhio. Ma gli arrivava in testa. Guarda l'alveare, è figata. Ecco perché. Sono dentro. Ora scopriamo cosa stanno facendo. Sono dentro. Non abbassate la guardia. Ok. Ma è un Oseram? Perché aveva il vestito degli Oseram? Poi? Eccolo lì. Cecchino figlio di Prometeo. Controllerò là dentro. Forse è un centro di comando. Sì, ma dov'è il capo? Il centro di comando. Abbiamo una specie di forza. Venite qui! Oh, oh! Non mi far paura te venire da dietro. Poi è pazzo! Oh! È matto! Guarda lì che sleppe! Cos'è che ho preso? Per uso al centro distruggi le armi. Ah, ok. Controllerebbero le macchine. Me lo tengo. Sì, sì, infatti col focus. È pazzo! Che cacchio, ho fatto bene a liberarlo. Potrei dargli una gran mano. Sono messi a produrre armi e corazze. Ok. Voglio capire un attimo le scorte quali dovrebbero essere. Quelle? Focus impazzito come il tizio qua. Aspetta. È caldo. Sto sudando. Interessante. Una mappa con le vie di rifornimento per vari avamposti. Che non ci sono. Producono armi e corazze che poi inviano alle truppe ribelli. Devo distruggere il maggior numero di munizioni possibile. Le attività dei ribelli ne risentiranno. Armi, armature. Occhio. Che vittoria. Grazie, soldato. Prego. Ma tutte? Quello che roba è? Vedo un minuto. Questo è folgore. No, metal morso. Folgore era blu. Questo è buono, questo serve per il veleno. Voglio. Armi, armature. Ah, ecco, adesso che lui ce n'è andato da sopra. Ok. Sì, sto sprecando un po' di roba. Non so se potevamo farlo anche senza. Oppure no. Comunque siamo saliti di nuovo di livello. Vado a prendere giusto quel falò. E poi ragazzi si va
Spero che il focus che ho trovato possa dirmi qualcosa di utile sui figli di Prometeo. Come lo vediamo? Hanno fortificato da Gaia? Un'intera sezione del campo. Cosa nascondono là dentro? Prepararsi è fondamentale. Là dentro? Boh, vabbè, comunque... Si va dal coso a sbloccare la zona. Dal signorino qua.